Oggi parliamo di realtà virtuale o VR che dir si voglia, la stessa che sentite nominare quando si parla di Oculus Rift, HTC Vive o PlayStation VR. Ma di cosa si tratta esattamente? Parliamone. Brevissima storia della realtà virtuale. Beh, non è un'idea nuova, ragazzi. Anzi, è in giro almeno dagli anni 50 l'idea della creazione di un'esperienza multimediale che coinvolga i sensi in maniera più completa, offrendo un'immersione di gran lunga superiore a quella che proviamo nei film, nei video o nei videogame di oggi. Prodotti sperimentali sulla realtà virtuale sono iniziati a fiorire verso gli anni 90, ma hanno incontrato molte problematiche e una vita, diciamo, breve. Poi ci si dimenticò della realtà virtuale per un ventennio, perché troppo occupati con l'incredibile evoluzione tecnologica che stava investendo e rivoluzionando praticamente ogni attività umana. Nel 2010, però, quel bravo uomo di Palmer Luckey decise bene di ideare e progettare un nuovo visore e di tentare ancora la strada della VR. Quindi andò a mendicare su Kickstarter, lanciando il progetto dell'Oculus Rift. Ebbene, l'enorme successo riscosso dall'Oculus generò un'ondata di nuovo interesse per la realtà virtuale. Da lì, HTC Vive, PlayStation VR e così via. Ma come funziona ad esempio l'Oculus Rift? Beh, l'idea di base è molto semplice, parte dal fatto che noi, esseri umani, abbiamo due occhi, posti a 7 cm circa l'uno dall'altro. Il piano di visione leggermente traslato dei nostri occhi, una volta combinato nel cervello, ci permette di percepire il mondo tridimensionalmente. Per restituire lo stesso effetto 3D, l'Oculus Rift vi piazza davanti due piccoli schermi, ognuno raffigurante l'immagine del video che state vedendo da un'angolazione leggermente differente dall'altro. Inoltre, l'Oculus ha vari sensori che permettono di registrare i movimenti della testa con grande precisione e ruotare la visuale di conseguenza, dandoci l'illusione di star muovendo la nostra testa in un ambiente virtuale. E sì, la grande magia dei visori è tutta qui. Ovviamente questa è una grande semplificazione di tutto il lavoro, di tutti gli studi e di tutte le difficoltà che stanno dietro a questa tecnologia. L'HTC Vive di per sé è già una complicazione rispetto all'Oculus Rift perché si basa su un altro set di sensori laser da mettere in una stanza che registrano anche il vostro movimento in un'area di circa 4,6 metri quadrati e quindi aggiungono ancora un altro grado di immersione all'esperienza ludica. Ma come abbiamo detto, esistono molte barriere tecnologiche alla realtà virtuale oggi. Non ultime la latenza e la qualità dei display che troviamo nei visori, ma anche la potenza media di un PC o di una console consumer al giorno d'oggi. Perché ricordatevi sempre che quando andremo ad utilizzare un visore come l'Oculus Rift, il nostro computer o la nostra console, nel caso della PlayStation VR, dovrà renderizzare simultaneamente due schermi, non uno, e tutto questo mantenendo un frame rate sempre alto e praticamente senza cali, quindi un frame rate stabile. Questo costa tanto. La realtà virtuale però sembra star vivendo un momento di ascesa e di popolarità che difficilmente andrà ad esaurirsi nel breve periodo e che forse porterà a una vera rivoluzione nel mondo dei media e nel modo in cui noi andiamo a fruire dei video e dei videogiochi. C'è ancora molta strada da fare, dopo tutto. La realtà virtuale al giorno d'oggi comprende solo la vista e l'udito, mancano ancora altri sensi da poter includere all'interno di un'esperienza virtuale completa, ma si vedrà. Oggi la realtà virtuale è imperfetta, scomoda, costosa, ma probabilmente è solo questione di tempo prima che si diffonda a livello globale. Negli anni 90 non erano pronti, oggi forse lo siamo. In conclusione, oggi abbiamo rivisto una breve storia della realtà virtuale per capire che non è un'idea moderna, è un'idea molto vecchia, ma che solo negli ultimi anni ha conosciuto una vera praticabilità, diciamo, grazie alle nuove tecnologie. Abbiamo scoperto a grandi linee come funzionano i visori come l'Oculus Rift o l'HTC Vive e come restituiscono l'effetto 3D e abbiamo visto brevemente i limiti e le complicazioni di questa tecnologia, nonché il suo probabile sviluppo futuro. Spero che questo breve video vi sia stato un po' utile per chiarirvi questo mondo della realtà virtuale e un po' come funzionano questi cari visori. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!